Arte e solidarietà, insieme per due grandi progetti a favore del territorio. E questo è il significato dell'evento Creativi per l'Eco 2012, che si è aperto sabato scorso presso la palestra del polo espositivo della nostra famiglia di Bosisio Parini. È qui infatti che ha sede la prima delle due esposizioni di opere che numerosi artisti lecchesi o legati alla nostra città e al nostro territorio hanno messo a disposizione di questo nobile progetto, un progetto voluto da Giornale di Lecco e Giornale di Erba insieme a Comune di Lecco e Associazione La Nostra Famiglia. Il significato di questa mostra è sostanzialmente quello di mettere in rete una serie di talenti del territorio, non per farli conoscere, ma per far conoscere l'evoluzione del loro lavoro e cercare di instaurare un maggiore rapporto tra giornale, artisti e territorio proprio intermediato da noi. Il secondo significato di questa iniziativa è ovviamente il fine benefico. Mettere in relazione arte e beneficenza credo che sia una cosa molto bella, soprattutto di questi tempi, e credo che sia altrettanto bello i due enti che riceveranno questi soldi, che uno è la nostra famiglia per il bellissimo progetto dell'ospedale amico e l'altro è il Comune di Lecco per le borse studio dei ragazzi, quindi un segnale particolarmente importante in questo momento. Molti gli artisti intervenuti, numerosi gli ospiti e anche numerose le autorità presenti a fare gli onori di casa, i vertici dell'associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Siamo alla nostra famiglia di Bosisio, in un ambiente che si è arricchito questa sera di opere bellissime che sono state donate da artisti che hanno un doppio valore, artisti molto quotati, molto bravi, però anche ricchi di una solidarietà che si è aperta a un dono. In effetti sono tutti quadri donati da questi artisti di Lecco e che saranno poi messi ad un'asta, il cui ricavato verrà dato in buona parte alla nostra famiglia per arricchire un servizio che noi stiamo già facendo, un servizio che è rivolto a bambini molto particolari, bambini che sono affetti da autismo, bambini difficili, però anche bambini molto sensibili, che sicuramente saranno capaci anche di intuire la presenza di persone amiche solidali e molto vicine. Per cui per noi è molto importante, perché è sicuramente essere al centro di una catena di amicizia e di solidarietà, e quindi siamo veramente molto riconoscenti, in particolare a Lecco, a questo territorio che ci ospita e che oltretutto è anche un territorio molto bello. Oltre alla realizzazione dello spazio in auto al polo della nostra famiglia, a beneficiare delle somme che saranno raccolte attraverso l'asta delle opere che si terrà al Teatro della Società il 9 novembre, anche il Comune di Lecco con le borse a favore dei giovani. Penso che c'è più di un connubio attorno a questa iniziativa, innanzitutto il connubio tra Lecco e Bosisio, ma anche e soprattutto il connubio tra due realtà, quella della nostra famiglia che è nata a Lecco nel quartiere di San Giovanni e ancora mantiene una sede seppur più modesta rispetto a quella di Bosisio, e ovviamente la sede più prestigiosa di Bosisio, ma anche il connubio tra l'arte e la solidarietà. L'arte che ha trovato un'espressione molto forte nella disponibilità di tanti artisti e di alcune gallerie lecchesi che hanno messo a disposizione le loro opere per un pubblico come quello che frequenta la struttura sanitaria di Bosisio, magari che ha l'opportunità nel mentre viene per ragioni magari di cura, di sofferenza, di poter godere dell'immagine artistica, e viceversa però anche degli artisti, di avvicinarsi un po' a questo mondo non solo con il momento finale della solidarietà e della donazione, ma anche nel momento espositivo collocato all'interno di questa struttura. Poi arriverà a Lecco questa mostra nella sede più tradizionale della Torre Viscontea, e infine il 9 novembre il momento dell'asta al Teatro della Società. Ecco, questa itineranza e questi connubi di situazioni penso che sia un valore aggiunto attorno a questa iniziativa. Nel duplice ruolo di assessore alla cultura del Comune di Lecco e curatore della mostra, Michele Tavola, che ne spiega così il significato ed il valore. Questa mostra rappresenta la vitalità artistica del territorio lecchese, un territorio che non è caratterizzato per
un materiale come la ceramica o il vetro come in altri territori d'Italia, o per uno stile preciso fatto da gruppi, da scuole che presentano artisti che lavorano insieme. Qui vediamo invece rappresentate tutte le tecniche, tutti i materiali, le più moderne e le più tradizionali, e anche tutti gli stili, dalla figurazione più classica alla installazione concettuale. Rappresenta un territorio vivo, dinamico, pulsante, che propone peraltro anche tutte le sue eccellenze, e non solo il territorio, perché rispetto all'asta di 4 anni fa, grazie a un tantam della giungla, a una diffusione, a una rete di amicizie e conoscenze creata dagli artisti stessi che hanno amato l'operazione di 4 anni fa, ha portato eccellenze anche di livello nazionale che hanno amato Creativi per l'Eco, si sono affezionati all'iniziativa e hanno arricchito il percorso che qui vediamo. La mostra resterà aperta a Bosisio Parini fino al 7 ottobre, quindi l'esposizione si sposterà presso la Torre Viscontea di Lecco dal 13 ottobre al 4 novembre.